E-Gay Sports. It's in the gay. Ragazzi, la prima partita di campionato quasi quasi la voglio giocare. Sapete? Contro la Z Alkmaar. Vediamo con le maglie come si è messi. Accidenti. E possiamo anche giocare con la prima, dai. Vediamo come va. Tanto giochiamo in casa in quello stadio del cazzo. Madonna, com'è brutto. Com'è brutto. Com'è brutto. No. Oddio, già tra un po' si piglia gol. È un botto che non giocavo una partita su FIFA, ragazzi. Tanto, tanto, tanto. Joaquin ha visto dentro. Andrijašević. Andrijašević fuori. Non ci voglio credere. Vabbè, ragazzi, è tipo un tronco di merda. C'è lentissimo. Cioè, ma ragazzi, Ibra in confronto è Haaland, è Mbappé in confronto di agilità. Madonna, che tronco. Cioè, ma è un 71 regalato il suo, eh. Vabbè, c'è anche ad andare a vedere dove l'abbiamo preso. No, che palla persa, malissimo questo gol. Jacobs, bravissimo. Solanke, il bomber, col numero 11. Solanke. C'è dentro Andrijašević. No, vabbè ragazzi, è una maledizione per lui proprio. Jansen lancia il tronco di merda. Andrijašević, ti prego. Gol! Andrijašević! Primo gol del Vanide in Eredivisie. Lo segna colui che ne aveva sbagliati un casino prima d'ora. Meno male che ho tirato, sennò tipo mi avrebbero contrastato prima di subito. Ah! Attenzione a De Witt. Il sinistro, Jacobs in angolo. Ok, devo essere sincero. Se arriviamo tipo quindicesimi, per fortuna non c'è la retrocessione. Io credo che sia tipo un risultato da tenersi super mega stretto. Mena, Andrijašević, col pallonetto. Imparatissimo di Rian, imparatissimo. Attenzione a Pavlic. No, non potevo prendere gol così, ragazzi. Dopo questo botta di culo di passaggio non potevo prendere gol. Cambi, Lunt. Voglio provare anche Leskovic, sapete? E Colwill. Phillips dentro per Bakker. C'è dentro Lunt. Lunt la chiude così. Il Vanide alla prima partita delle divisie la chiude appena entrato. Il bomber numero 9, Lunt. La seconda punta, ecco di cosa ha bisogno il Milan. Ecco di una seconda punta che faccia gol. Eccola qui, Lunt. Subentrato all'attaccante titolare che, a dir la verità, non è che avesse totalmente convinto questa partita. Anche perché c'ha molta strada, c'ha molta voce in capitolo il trequartista qui, che la maggior parte dei tiri li ha fatti lui. Finisce 2-0. Beh, esordio impeccabile, impeccabile dei nostri beniamini. E abbiamo, ragazzi, un altro partente, Thierry Bernard. Manca ancora un centrocampista da vendere. Cioè, ma vi siete resi conto che Simon si chiama Simon? Cioè, ma è peggio di un bot FIFA, eh. Comunque mi suggeriscono di fare capitano Andrijašević e hanno anche ragione. La seconda di campionato, ragazzi, sarà contro il Sparta Rotterdam italiano, e la vinciamo con doppietta di Joaquin, benissimo. La terza, ragazzi, è contro l'Utrecht, il cegno di Utrecht. 1-1. Ancora gol di Andrijašević e Dost. Come dimenticarsi di Dost. E adesso ci tocca giocare contro la squadra che si è appena laureata campione di Olanda, ed è il Feyenoord. Mi spaventa. E vi dirò, abbiamo preso gol all'83esimo. Altrimenti ce la saremmo anche giocata. Che gran peccato. Vabbè, oh, non siamo qua per vincere al primo anno. Oh, finalmente ci chiedono Bakker. E lui va ceduto. No, col cazzo, è l'altro Bakker. Mi stanno per fregare. Questo non va ceduto. Tocca alla Vitesse. Non è il Vitesse, è la Vitesse. Squadra che ha affrontato la Roma in Conference League l'anno scorso. 2-0, Joaquin e Andrijašević, ragazzi. Quei tre là davanti sono micidiali. Andrijašević, Joaquin e Solanke. Cioè, ha fatto benissimo a comprare loro.
Purtroppo abbiamo venduto solo 3 giocatori di quelli che dobbiamo vendere, e ne dobbiamo vendere altri 4. E non credo che ci riusciremo, ragazzi. Ancora sto backer. Niente, io non ve lo do. Non ve lo do. Il mercato si è concluso, ragazzi. Abbiamo venduto 0 portieri, un difensore e 2 centrocampisti. Avanziamo. Ah, adesso me lo chiedono Floris Backer. Ok, ok, e accetto. Eh no, io devo vendere Jay Backer. E allora si rifiuta. Infatti, visto 70, mi pareva strano. Attenzione, perché abbiamo un portiere 62. Martin Backer. Io lo tengo ancora un po' di mesi qui. Poi se me lo promuovo. Altra partita, ragazzi. PSV Vanide. Questa sarà un massacro. Sarà un massacro, appunto, 3-1. Ci abbiamo anche provato. Ma è andata male. Irinvin in casa. Questa è la nostra portata, ragazzi. Infatti, Francoforte sul Mena fa 1-0 e ce la portiamo a casa. Altra partita. Altre delle divise contro i Goethe Eagles. Ragazzi, 2-2. Pareggia Joaquin sul finale. Mi puzza. Ci chiede la Scozia, ma la rifiutiamo un tronco. Abbiamo anche un portiere 64, cioè non bastava un 62. Ragazzi, i portieri siamo veramente per il futuro a posto. Comunque, Vanide Nimegen, io vorrei una vittoria se possibile. 2-2. Doppietta di Joaquin. Twente, che ha un punto più di noi. Abbiamo 15 punti, non sono tanti. E adesso ne abbiamo 16. Solanke 76, buono, buono, buono. Però io le coppe, ragazzi, me le voglio giocare. Quindi rimane questa di campionato contro il Fortuna Sittard. Mi aspetto una vittoria. Yes, Joaquin e Jacobs. E poi dopo c'è la coppa che ci andremo a giocare contro la Vitesse. Dai, ragazzi, su. Non scivolatemi sulle bucce di banana. Possiamo anche giocare con la maglia blu. Ed eccoci qui. Tutto giallo e nero. Pare il Borussia Dortmund. Vediamo come va a finire. Joaquin ha visto dentro. L'ha visto Andrijašević. Segna sempre lui. Col mulinello Andrijašević. Apre le marcature. Fenomeno. Fenomeno indiscusso il nostro capitano. Fenomeno indiscusso, ragazzi. Ragazzi, non ricordo neanche in quale paese dell'Oriente Meridionale siamo andati a pescarlo. Però non gli si dava un centesimo a questo acquisto. Invece, e invece, Solanke. Solanke, la parata di Sherpen. Attenzione a Sano. La palla fuori di nulla. Pericolosissima la Vitesse, che non si merita il gol del pareggio, perché non se lo merita. Francoforte sul Mena. Dentro, dentro Barker. 2-0. 2-0, signori. Backer, il numero 7, l'esterno sinistro che si inserisce e fa 2-0. Andrijašević dentro. No, sono stato coglione io. Perché fanno il cambio al 41esimo? Che senso c'ha? Perché ha sbagliato un gol, cioè lo sta trattando come Mancini trattò Balotelli con quell'amichevole del Manchester City. Sennò non si spiega. 9 tiri a 1, ma di che vogliamo parlare, raga? Attenzione a questo destro, Jacobs! Reattivissimo. Arbitro, è fallo. Arbitro, è fallo. No. Autogol. Però arbitro, era fallo, eh. Hanno pressato e hanno trovato il gol. Dentro Andrijašević. Ed è subito doppio vantaggio ancora del Vanide. Doppietta di Andrijašević, che da 71 inspiegabilmente è calato a 70, ma noi lo facciamo rendere come un 95 lo stesso. Peters dentro. Oh no, non ci voglio credere. A botta sicura la prata di Sherpen. Attenzione a questa palla. Bravissimo Jacobs ancora. Destro fuori. Fuori, 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 fuori. Colwill.
vede dentro Joaquin, fuori. Peccatissimo. Vabbè, possiamo anche, ragazzi, andare al risultato. E punto, finisce così. Anche il Gales mi vuole 9. La prossima, ragazzi, è contro il Cambuur. Perché pareggio? Perché pareggio? Perché? E De Jong, ragazzi, lo promuoverei in prima squadra, sapete? 16 anni, può essere un buon portiere. E gli farei fare anche il titolare. Così gli metto il diritto di veto addosso. Volendam, ragazzi, questa me la dovete vincere. Dai, non c'è scuse, sono, penso siano ultimi, hanno 6 punti. E ancora 1-1. Vabbè, cose che non sai perché succedono 1-1 così. La prossima siamo ospiti del Lemmen. Lemmental? Probabile. Anyway, perdiamo. Aia, comincia, mi sa, la decaduta di questa squadra dopo 2 mesi all'inizio del campionato. Ora però mena, ragazzi, da 75 a 73 così repentino. Mi pare un po' una buttanculo, eh. Mi espongo, ma mi pare un po' una pagliacciata. Vabbè, qua mi vuole la Cina. Vaffanculo, vai. Excelsior. Questa mi puzza. 1-1. Non riusciamo a vincere più. Per fortuna c'è la coppa che ci tiene in alto. In alto, si fa per dire. Abbiamo un esterno sinistro che a 16 anni è un 62. Questo diventa forte. Allora, ragazzi, io vorrei agevolarmi un secondo dicendo che io la challenge l'ho fatta molto più stronza di quello che è. Perché in realtà andrebbero presi i giocatori soltanto nei top 5 campionati europei. Invece io ho scelto di prendere giocatori da tutto il mondo, il che è molto più tosto. Per agevolarmi la cosa, ragazzi, non potranno essere ceduti i giocatori provenienti dalla primavera. Almeno quello, ragazzi, concedetemelo. Giochiamo contro l'Ajax. E qua faccio parare Jacobs, ragazzi. Verremo piallati. 2-1 in realtà. Eravamo anche andati in vantaggio. Pensate voi. Vogliono prenderci Christensen più Vaik. Il problema è che a me la contropartita non serve. Quindi proverò a trattare. Quindi chiedo, guarda, ti faccio lo sconto. Ti chiedo 400.000 euro in meno pur di venderlo. Da notare che siamo settimi, eh. Cioè, non me lo aspettavo proprio per nulla. Siamo settimi. Pensavo di essere tipo quindicesimo. Va bene, va bene. Dai, una vittoria. 3-0, secco. Nonostante il rosso per Andrasievic in 10, Joaquin, Colwill e Joaquin ancora piallano questa squadra qua che manco sapevo l'esistenza. E adesso tocca alla coppa col PSV. Questa è molto tosta. Giocherà Colwill. No, non si capisce un cazzo con le maglie. Devo prendere quella blu, aiuto. No, raga, sarà una tragedia assoluta. Attenzione, la parata di De Jong. Via. Peters allarga. Francoforte sul Mena. Dietro, non era proprio dove doveva andare. Ma Peters, incredibilmente, apre le marcature. 1-0 per il Vanide. Nella partita dove non si capisce un cazzo con le maglie, l'apre lui. Devono mettermi la maglia blu. Che poi dalla preview delle formazioni era diversissimo il contrasto. In campo è tutta un'altra cosa. Bello, Baker, Solanke, a giro! Solanke! Il raddoppio, 1-2 del Vanide, Solanke, col tiro a giro. Vabbè, devo essere sincero, non è poi così male giocare in Olanda, perché alla fine, costruendo una squadra abbastanza buona, l'accesso alle coppe non dovrebbe essere così complicato, me l'ho detto. E magari con una squadra così affrontare la prima in classifica, che in questo caso è o è il Feyenoord o è l'Ajax, è sicuramente meno stressante che magari giocare in Premier e affrontare il City. Peters, Colwill, la palla dentro! La paratissima del portiere. Oddio, che cazzo fa De Jong? Memubo, grandissimo Baran. Ha praticamente un gol fatto. Hanno fatto 8 tiri, 0 gol. La cosa mi puzza. Attenzione al sinistro, c'è il gol di De Jong. De Jong batte De Jong. 2-1. Bel tiro però, con un portiere un pochino più forte. Questo non era mai gol. Devo essere sincero, perché ogni tanto bisogna essere onesti nella vita. Se ne hanno fatto uno solo è anche poco. Come ci è arrivata qui questa palla? Fuori, non ci credo. Ho visto gol. Joaquin, la palla dentro! Per
per il gol di Peters, gol super liberatorio, 3-1. 3-1, ragazzi, Peters ancora. Doppietta sua? Boh, credo di sì, oppure una di Bakker, non mi ricordo. Sinistro, De Jong è tua. Colwill, la parata di Benitez. Peccato. Attenzione, sono anche dimenticato. Sono un coglione. Vabbè, al 75esimo mi posso fidare di questa squadra. Vado al risultato. 3-1, infatti. Avanziamo ancora in coppa. E adesso è PSV bis. Intanto Christensen lascia il Vani DFC. Rimangono 3 giocatori da vendere che non abbiamo venduto. PSV bis. E mi sa che adesso ci piallano malissimo. 2-2, è andata anche bene. Offerta per la nazionale dell'Ungheria. Siamo arrivati al 1° gennaio, ragazzi, e ovviamente Christensen se ne andrà. Adesso facciamo una bella panoramica di tutto quanto. Allora, per quanto riguarda i portieri, ragazzi, De Jong viene tenuto in quanto prodotto del vivaio. Jacobs apre col diritto di veto. Moreira e Brighitti possono andarsene. Avete capito dove? Brighitti però è stato appena acquistato, quindi non è ancora cedibile. Ciò significa che il mercato dei portieri per questa sessione di mercato rimane fermo. Andremo a vendere soltanto Moreira, che tanto una sistemazione la troviamo. Allora abbiamo 11 difensori e io voglio portarli a 8. Considerato che C. Jacobs e Jeroen Bakker erano già in lista da prima, dobbiamo venderne un altro. E siccome la ruota della fortuna ha la precedenza, io, ragazzi, oppongo diritto di veto su Marcel Jacobs e Baran. Il resto, ragazzi, è tutto cedibile, quindi andiamo a vedere chi cedere. Uno di questi giocatori, ragazzi, lascerà il Vani DFC e vediamo chi è. È Mercier. Perfetto, non poteva andare meglio. Difensore centrale 65 di 21 anni. Tra l'altro avevo appena respinto un'offerta per lui, ma adesso va in lista trasferimenti, questo si vende abbastanza facilmente. Una volta sistemati questi 4 giocatori, andremo a comprarne altri. Abbiamo 10 centrocampisti, di cui uno ancora da vendere da prima, che è Sanders. Io pongo il diritto di veto, ragazzi, su Bakker e su Joaquin, perché lui è molto importante. Gli altri sono tutti vendibili. Questa, ragazzi, è la ruota della fortuna dei centrocampisti. Speriamo non mi faccia cedere Colwill. Andrijašević è una brutta perdita, però poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Non lo posso cedere. Non lo posso cedere, quindi, ragazzi, colpo di scena. Dobbiamo affidarci a un'altra cessione. E qua esce Janssen. Sì, che è un CDC 66. E quindi, ragazzi, ci va più che bene. Venduti questi due, dopodiché, allora, proseguiremo con il mercato dei centrocampisti. Gli attaccanti, ragazzi, come al fantacalcio dovrebbero essere 6, in realtà sono 5. Qua invece, ragazzi, procederemo con 2 cessioni e 3 acquisti per portarli a 6. Ovviamente il diritto di veto è su Solanke e su Lunt, e 2 tra Maric, Bogaz e Davidson andranno via. Una cessione la decido io, una cessione la decide la ruota della fortuna, ragazzi. Allora, per me può andare via Bogaz, che però non può andare via, però Maric può andare via. Quindi col fatto che Maric può andare via, andremo ad acquistare 2 attaccanti in modo da portarli a 6. Poiché gli altri due, ragazzi, non sono cedibili, il mercato degli attaccanti finisce qui. Quindi, al momento, ragazzi, l'unica cosa che ci rimane da fare all'inizio del prossimo episodio è comprare 2 attaccanti.